Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1932 aprì la Mostra del Cinema di Venezia. La manifestazione è nata su iniziativa di Luciano De Feo, capo dell'Istituto del Cinema Educativo, e del conte Giovanni Volpi di Misurata, presidente della Biennale. L'edizione inaugurale non si presentò come una competizione vera e propria, tant'è che non erano previsti premi. Tuttavia parteciparono film destinati a diventare grandi classici del cinema. Gli Stati Uniti fecero La parte del leone con 12 pellicole presentate. Il primo film proiettato fu Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a seguire Gli uomini che Mascalzoni, che lanciò come divo Vittorio De Sica. Alcuni pensano che tenere duro renda forti, ma a volte è lasciarsi andare che lo fa. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere il mascherone per spaventare il diavolo nei campanili di Venezia. Molte delle bellissime chiese di Venezia hanno al loro fianco un campanile. Quasi sempre la porta che conduce alla sommità del campanile ha un rilievo decorativo, come per esempio un angelo, ma più spesso si tratta di mascheroni grotteschi, volti mostruosi che fanno strane morfie. Secondo la credenza popolare, il mascherone doveva servire ad allontanare il demonio che voleva entrare per suonare le campane, provocando così scompiglio tra la gente regolata dai loro rintocchi. Il mascherone è forse più bello di Venezia e probabilmente quello della chiesa di Santa Maria Formosa a Castello. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.